L'ispirazione ci è arrivata ancora da Roma, precisamente da una romana d'adozione come Edith Bruck. Ispirandoci alla sua storia, alla sua testimonianza, alla sua arte letteraria, abbiamo creato un progetto per la realizzazione di un capo d'abbigliamento, un brano rap, una poesia e un video. In attesa di trovare un sarto che confezioni il capo disegnato da Sara o un discografico che incida il brano di Davide, ci limitiamo ad inviare i nostri progetti. Di non sparire, come se morire fosse normale, per una superiorità fittizia non farà notizia su alcun giornale, pensare sia un bene fare del male, inversione ad opera di un'invenzione, vera intenzione o mera esecuzione, non cambierà il risultato finale, convinzioni radicate, condizioni disumane, situazioni che non conoscono limiti e lasciano i brividi se raccontate, considerate, se questo è un uomo lavora nel fango e non conosce pace, l'unico modo per rendere onore è dare più valore alle nostre giornate. Troppe le cose che diamo per scontate, come se tutto ci fosse dovuto, perché per chi aveva le ore